Buongiorno. Benvenuti in questo nuovo vlog che inizia oggi, che è martedì, no, mercoledì 13 novembre. Ormai è pomeriggio inoltrato, sono le 4 e niente, ho deciso di ricominciare un vlog settimanale sperando di essere il più possibile costante, nonostante questo weekend ho un po' di impegni e cercherò di rifarcela, insomma. Oggi è mercoledì, stamattina sono stata in università per 3 ore, poi sono uscita e sono andata a farmi un giretto e dopo vi faccio vedere cosa ho comprato. Ma la novità più grande è questa. Sono un po' matta, sono tantissimo matta, ma questo da sempre. Da quando quel lontano 2016 decisi di tagliare i capelli che erano lunghi fino al sedere praticamente e niente, è risuccesso, è riaccaduto, è una cosa alla quale tengo particolarmente, non so se ci farò un video sopra, ma volevo tanto fare un video sul cambiamento, sulla voglia di cambiare, eccetera. È successo, me li sono tagliati, avevo voglia di fare qualcosa di diverso e sono molto contenta della mia scelta, mi piacciono tanto e mi piacciono. E stranamente, ragazzi, c'è un bel cielo, ma in realtà non si vede, aspettate. Vabbè, comunque è azzurro. Strano perché è da tutta la settimana che piove e pioverà per tutta la settimana, quindi non si sa che miracolo sia avvenuto oggi. E niente, sono uscita prima, sono stata in centro perché praticamente ho comprato due cose da H&M. Ho preso un dolce vita col collo alto e lungo, tipo oversize, perché volevo assolutamente abbinarlo con questi nuovi stivali che ho preso sempre oggi. Sono degli stivali col tacco in camoscio. Ta-da! Li volevo tantissimo, so che stiamo andando incontro all'inverno che non ha troppo senso, ma niente, li volevo, quindi me li sono presa e li ho presi da H&M e, perché mi piacevano, era il modello che volevo e appunto li ho abbinati con quel dolce vita. Faccio prima a farvi vedere una foto perché rende di più secondo me. È questo qua. Ho messo anche la foto su Instagram. Basta, vi saluto perché devo mettermi a studiare. Adesso è un periodo che ogni sera mi viene mal di testa. È dovuto ad una cura che sto facendo e gli effetti collaterali sono il mal di testa. Quindi diciamo che ieri volevo studiare un sacco, ma non ho fatto così tanto perché quando sto male poi, cioè, mal di testa, non riesco a ripetere. Perciò oggi è il giorno buono, quindi basta, bando alle ciance, mi metto a ripetere ciò che non ho fatto ieri e appena ho finito ci sentiamo. Allora, ho cenato, abbiamo mangiato della carne con della verdura, spiedini di carne, zucchine e insalata, un po' così di salume, una cena tranquilla, solite nostre. E niente, adesso ho messo il pigiama, lavato i denti, eccetera. Ho fatto lo zaino per domani. Ho preparato la borsa della palestra per domani perché, appunto, domani ho 3 ore di lezione dalle 8 alle 11. E poi vengo a casa, vado subito in palestra. E poi nel pomeriggio ho turno in ambulanza, quindi non avrò, diciamo, troppissimo tempo per studiare. Appunto, oggi pomeriggio ho dormito 2 ore, dalle 6 alle 8, quindi ora sono le 10 di sera e non ho sonno chiaramente, perciò mi metto a studiare ciò che non ho finito di studiare oggi. Questa materia, che è la materia di modelli organizzativi ed è anche una delle poche uniche che scrivo a mano, come vedete. E a parte queste. Mi piace tantissimo. Mi metto sotto. Noi ci vediamo direttamente domani perché adesso dopo poi vado a letto. E buonanotte. Ho portato fuori il cane, mi sono vestita, sono messa
una maglia normalissima con la mia tuta. E adesso mi metto le scarpe, mi trucco, cioè mi copro un po' queste cose terribili e poi vado a lezione. Eccoci qua, sono tornata, sono super infreddolita, si vede che niente, c'è un momento di freddo in casa. E sono le 3 di pomeriggio, io ho mangiato, oggi ho fatto del pesce. E niente, adesso sono qua, mi metto a studiare perché oggi pomeriggio poi appunto ho un impegno, quindi alle 5 circa devo uscire di casa, perciò ho veramente poco tempo oggi per studiare. Niente, detto ciò, basta, sono andata in palestra, prima ho fatto anche lezione, giornata tranquilla, direi. Va bene, mettiamoci sotto. Buongiorno, ma buongiornissimo, che faccio io? Vabbè, e niente, io mi sono svegliata da poco e ho saltato le prime ore di lezione perché ero veramente troppo troppo a pezzi, non sarei stata in grado di seguirla come devo, quindi niente, mi sono svegliata con calma alle 9:30, adesso ho portato fuori il cane. Sto facendo colazione, mi sono vestita e uscirò e andrò a lezione fino alle 6 di stasera. Che bello, non vedevo l'ora. E niente, per il resto tutto bene, fuori il tempo fa schifo, piove e questa è la giornata. Buonasera, mi faccio viva solo ora perché in realtà prima ho registrato un video, miracolo, ho girato il video del metodo di studio che credo abbiate già visto, anzi sicuramente. E niente, venerdì sera, più tardi mi vedrò con degli amici, però adesso è ancora presto, sono le 9, quindi tadà! Oggi oculistica. Non ho la testa per studiare, quindi sottolineo e basta. Però voglio arrivare a finire tutta questa roba nuova. E niente, domani penso che non avrò tempo per studiare perché domattina vado in palestra. Ho un corso alle 11. Poi verrò a casa, oddio, pranzerò e poi nel pomeriggio ho un concerto. Perciò domani nada studio, soltanto domenica. Ma va bene, mettiamoci sotto. Buongiorno, benvenuti. Oggi è domenica. E niente, io sto iniziando a studiare adesso, che è tardissimo, è mezzogiorno e mezzogiorno, perché ho dormito, avevo bisogno di dormire. Ho dormito fino alle 11, poi ho fatto colazione e adesso inizio a studiare. Chiaramente ha piovuto tutta la settimana. Oggi che devo studiare, questo è il cielo, ma va bene. E voglio fare almeno due materie perché non ho tantissimo tempo in realtà e anche stasera farò servizio, quindi non ho troppo tempo oggi. Però almeno due materie le vorrei fare. Tutto ciò che viene in più, meglio ancora. Buongiorno, so che è passata un'eternità, davvero, ma mi ero ripromessa di riprendere questo vlog un giorno in cui avrei fatto qualcosa di interessante e non sempre a casa. Poi i giorni sono passati, non mi ricordo neanche quanti, credo 4-5 giorni, penso, e mi rendo conto che sono sempre a casa. Cioè, se non sono a casa, sono fuori per andare all'università. Quindi, niente, ho appurato che purtroppo in questa fase della mia vita non posso pretendere di fare vlog interessanti se non inerenti allo studio. E quindi, eccomi qua. Oggi è giovedì. Sono stata a lezione stamattina dalle 8 alle 2. E adesso sono tornata a casa, ho mangiato una cosa sobria perché stasera mi mangio la pizza dopo essere andata in palestra perché ho un corso molto bello. Sono anche cambiata il piercing ieri e ho messo questo qua grande.
Preso questa nuova copertina, super bella. Ieri in un centro commerciale, qua c'è Artù che richiede attenzioni, come sempre. Sì. E poi cos'altro di diverso? Niente, la mia camera è sempre in condizioni di questo genere: caffè, libri, libri, caffè. In questi giorni sto un po' meglio con la testa perché ultimamente non mi ricordo se già ne avevo parlato nel vlog, ma avevo quel problema del mal di testa che era un effetto collaterale dei farmaci che sto prendendo in questo periodo. Era terribile, mi veniva tutti i giorni e non riuscivo a studiare. Invece ora mi si è un po' assestato. Speriamo. Eccomi viva! Ho questa situazione perché sono andata in palestra, quindi poi mi sono tutta lavata, sistemata e sono un po' così, in pigiama. E ho mangiato una pizza, ragazzi, mamma mia, col pomodoro, perché io è da un po' che non mangio più il pomodoro per alcuni problemi, quindi non prendevo una pizza col pomodoro da tipo 2 mesi. È stato un sogno. La prendevo sempre bianca, tipo schiacciata, e pomodoro e patate al forno, cioè mi sembrava di impazzire. Niente, ho fatto un super allenamento oggi, un corso era Total Body, bellissimo, ma ve l'avevo anche detto. E basta, adesso mi metto un pochino a ripetere perché presto sono le 9 meno 10, mi metto a ripetere una materia. E poi nel tempo restante volevo fare un po' di pratica per l'esame di inglese perché ho il B2 da superare e niente, quindi voglio un po' mettermi sotto. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo giorno di vlog. Oggi è venerdì, finalmente, il 29 di novembre. Non so quando ho fatto l'ultima registrazione per questo video, ma ormai lo concludo con questa clip. Farvi vedere un pacchettino che mi è arrivato oggi da Mercy Andy. L'ho appena appena aperto, quindi è quasi ancora confezionato. E niente, praticamente hanno fatto questa nuova collezione che si chiama La magia del Natale. Adesso c'è tutte queste cose in mezzo. Okay. E dentro ci sono 3 nuovi gel igienizzanti. E allora, a me hanno mandato la sfera di cristallo, questa qua. Quindi ci sono queste 3 profumazioni che sono Moon Vibes, Sacred Eyes e Magic Stone. Il prezzo in negozio, insomma, è di 10 euro. E niente, adesso ve la faccio vedere, però in realtà hanno un sacco di altre novità. Ad esempio questo, che è il cofanetto delle principesse. Cioè, è bellissimo. È proprio bello. Veramente. E niente, quindi ora lo andiamo ad aprire e sentiamo un po' come sono questi nuovi igienizzanti. Tra l'altro c'è una confezione super carina, tutta con questi colori opalescenti. Allora, questa qua è la sfera. Adesso la andiamo ad aprire. Non so neanche da dove si apre. Ah, ok, da qua sotto. Wow! Super bella! Allora, questo qui è Moon Vibes. Vi dico in diretta i gusti. Ok, questo è molto forte, sa di pino più o meno. Questo qui è Magic Stone, molto più buono. È molto molto più dolce, mamma mia, che è bellissimo anche il packaging. È buonissimo, sa di talco.
Come sempre, questi prodotti mi vengono mandati dall'azienda Mercy Handy tramite Octoly, che è quella piattaforma per creator e anche Instagrammer in realtà. Oggi è il Black Friday, quindi ho fatto un saltino in centro per capire se ci fosse qualcosa di carino da poter acquistare. E devo dire che pensavo molto peggio. Ho trovato in realtà poche cose che mi servivano. Ho preso due jeans e due magliettine. Il negozio in particolare aveva il 20% di sconto su tutto, che non è tantissimo, però mi piacevano queste cose, le ho prese. Allora, i maglioncini sono questi. Sono due uguali, uno rosso, fatto così. E costavano 12,99 in offerta, quindi tipo 10. Ta-dan! Ho preso due S. E poi ho trovato due paia di jeans che in realtà mi servivano. Ho preso un denim classico, molto bello, molto molto bello. E fatto così, con la parte inferiore molto molto stretta, insomma, i mam. Quindi jeans quelli un po' larghi. E ho preso in realtà una 34, ma è che è comodissima perché ha l'elastico. Io in genere questi jeans non li uso mai perché? Perché ho la vita che è sproporzionata alle gambe, cioè le mie gambe hanno una taglia tipo nella vita ho una 32, quindi cosa succede? Che quando io compro jeans normali, mamma, che sono un po' larghi, succede che le gambe mi vanno perfette e poi la vita ci passa tipo mezza mano, no? Invece niente, invece i denim andavano benissimo, andavano perfetti, sono leggermente larghi in vita, ma una roba impercettibile, insomma, non è che mi cadono, ecco. E niente, questi qua sono gli acquisti di oggi. Sono stata molto soddisfatta perché ho preso poche cose, ma utili, molto utili. E niente, adesso appunto è venerdì, stasera andrò a rifare le unghie, devo studiare, poi uscirò. Insomma, un po' di cose da fare così in generale, generiche. E basta. Per il resto direi che vi ho detto tutto. Io vi saluto perché ragazzi sta diventando un delirio fare questi vlog perché non riesco a restare costante, perciò mi dispiace. E cercherò, se riesco, di editare questo video stasera. Se no, questo weekend, insomma, cercherò. Niente, detto ciò, vi saluto. Ci vediamo al prossimo. Speriamo presto e non dopo Natale. Ciao.